A Ortisei è nata un'azione spontanea, a dire la verità, perché gli alberghi ora sono tutti chiusi. Un albergo che possiede un laboratorio di analisi interno, perché hanno uno spa con centro salute, benessere medico, che ha il nostro laboratorio di analisi, si è procurato i test veloci per il Covid, per il coronavirus, in prima linea per testare i suoi numerosi dipendenti e eventualmente altri albergatori, dipendenti, e tutti ne erano così entusiasti che l'hanno poi allargato anche ai cittadini in generale, no? E si è mossa una lavanga di richieste e adesso abbiamo testato già 570 cittadini di Ortisei. Ed è uscito un risultato che è interessantissimo: il 49% ha gli anticorpi IgG, che forse significa già la immunità, contro il coronavirus, e ha sorpreso un po' tutti, ecco. Secondo lei sono attendibili questi test? Dove li avete acquistati? Buona domanda, perché ancora l'attendibilità è un po' una grande questione. I test sono originari importati dalla Cina, proprio da Wuhan, e sono però certificati per l'Unione Europea e vengono venduti da una ditta italiana. E la validità di questi test, come detto, ancora è un po' scarsa, la certezza, perché non si hanno esperienze con numeri maggiori. Cioè la validità è testata su un centinaio di persone, non di più. Però noi la validità, diciamo, l'abbiamo anche confermata un po' dalla storia clinica dei pazienti. Noi conosciamo tutti i nostri pazienti curati da noi e quindi sappiamo la loro storia, e il risultato assieme alla storia dei pazienti sembra essere molto valido. Lei che ha avuto il coronavirus risulta positivo. Naturalmente, positivo all'IgG e negativo all'IgM, che vengono solo prodotti, come si sa, per qualche settimana. Una seconda certezza ci dà forse anche un po' la plausibilità di un valore così, perché si sa che c'è sempre una parte che anche ha contratto il virus, l'ha superato, si è immunizzato senza avere alcun sintomo, un altro terzo hanno avuto dei sintomi leggeri, anche diciamo forse come una lieve influenza, e solo un terzo ha la sindrome proprio tipica del Covid. E quello si sa da altri virus, e con l'epidemia che noi abbiamo avuto in Val Gardena, è molto plausibile un valore del genere. E adesso, come terza certezza, o almeno sicurezza, cerchiamo di validare con i test più sofisticati fatti solo in laboratori specializzati, i cosiddetti test ELISA da sangue venoso. Faremo una campionatura di 100 test, li faremo controllare, cioè inviando del sangue venoso, a vedere quanta corrispondenza c'è. Quindi fate la verifica. E, Verifica, sì. a Ortisei sono 4.800 abitanti. Il vostro obiettivo è fare 1.000, avete 1.000 test, no? Sì. Volete arrivare a coprire tutta la popolazione di Ortisei? Ma beh, quello magari no, perché c'è sempre una parte a cui non interessa e uno deve essere prima interessato per farsi prelevare il sangue, non è che possiamo costringere tutti. Secondo, lo paga l'utente, 30 euro il prezzo di acquisto, noi non lo facciamo per scopi di lucro, e niente, però sono anche difficili da reperire, quindi adesso intanto ce ne hanno dato 1.000 test, adesso c'è già la difficoltà, se forse ce ne danno altre 1.000, ne facciamo eventualmente 2.000, ecco, ma non proprio tutta la popolazione, ecco. Come siete arrivati a questi test? Come li avete trovati? Li ha trovati il proprietario dell'albergo dove c'è il laboratorio di analisi dal suo fornitore abituale, che
l'ha avvertito, essendo un buon cliente, l'ha avvertito già il 1° di marzo che stavano arrivando i primi test dalla Cina e si era interessato e lui ha detto ma naturalmente, poi ne ha comprato già qualcuno in più, l'ha comprato per sì, darlo agli amici albergatori che anche loro erano interessati, ma poi che fossero interessati così tanti cittadini non ce l'aspettavamo. Il test dice anche se qualcuno potrebbe avere ancora il virus e quindi essere infettivo. No, assolutamente no, perché anche perché non si sa ancora bene la storia del virus, ma lo sappiamo da altre malattie, sappiamo che quando ci sono gli IgG di solito non c'è più il virus in circolazione nel sangue, perché gli IgG non, di solito dico, non permettono più al virus di sopravvivere, mentre all'inizio dell'infezione. Per esempio, se uno risulta positivo soltanto agli anticorpi IgM e non ancora quelli IgG, allora potrebbe ancora essere infettivo, anche se non è detto. Comunque noi quelli lì gli consigliamo di fare un tampone per verificare se sono infettivi e quindi vanno poi in isolazione, ecco. Se il 50% quindi della popolazione risulta positiva a questo test anticorpale, quali sono le conclusioni a cui si arriva? Le conclusioni sono che ci si avvicina alla immunità di gregge. L'immunità di gregge, che ora forse molti sanno già cos'è, è quando una popolazione, per esempio un paese, una popolazione chiusa, se si sono immunizzati un tot, allora neanche gli altri prendono più il virus, per l'immunità di gregge, perché il virus non riesce più a passare, se 3 su 4 persone sono già immuni, quindi non riesce neanche più a propagarsi. L'immunità di gregge nei virus comuni molto infettivi è circa il 70-80%, mentre per il coronavirus è stato calcolato verso il 60%. Quindi se Ortisei, paese chiuso, il 60% fosse poi un giorno immune, è veramente immune, il virus sparisce. Non c'è una visione concorde in tutta la scienza medica riguardo alla utilità di questi test. Cito il dottor Andrea Crisanti, il virologo veneto, che dice che una persona positiva a questo test non è detto che non possa contrarre nuovamente il virus. Qual è la sua idea a proposito? Ma so di queste perplessità che condividiamo tutti noi medici, esperti, scienziati. Si sa ancora troppo poco del virus se lo si conosce solo da 2 mesi, no? In Corea del Sud c'è questa questione dei reinfettati che non si sa se sono, se, non penso si siano riammalati. Ma solo testati positivi al virus nel tampone nasale potrebbe anche essere solo una infestazione, cioè che il virus c'è nel muco perché è stato reinalato da dei malati, ma uno se è immune non si ammala più, ecco. Ma potrebbe essere trovabile dentro il naso il virus perché si è inalato in quel giorno. Poi questo non si sa. Quindi anche loro non sanno, loro sarebbero i grandi esperti, non sanno garantire che uno non si o rimanga portatore perenne come si conosce nell'epatite virale, no? Che uno può essere poi contagioso per tutta la vita. E quindi ci sono tante cose che non si sa, quindi quello è tutta una cosa che si dovrà solo poi trovare le risposte con la scienza, ecco, nel tempo. Lei ha avuto questo coronavirus, qual è l'idea che si è fatta su questa patologia? Ma il coronavirus, naturalmente, noi lo abbiamo completamente sottovalutato, cioè vedevamo le immagini della Cina e poi anche quelle della Lombardia, Lodi e Cologno.
però pensavamo fosse come le solite influenze, come gli altri coronavirus, quelli normali che noi tutti abbiamo ogni tanto come raffreddore o come infezione delle vie aeree. E pensavamo fosse un po' così, forse un po' più forte, ma comunque che sarebbe stato soltanto, diciamo, pericoloso e letale per chi è già, compromesso. E quindi quando ce lo siamo contagiato e qui in valle non eravamo così allarmati all'inizio, ma poi quando abbiamo visto proprio su di noi e sui nostri pazienti che facevano queste polmoniti interstiziali bilaterali con ipossemia e necessità di ossigeno o ventilazione meccanica anche in giovani sani, allora ci siamo anche noi un po' spaventati. Lei si è fatto un'idea sulla strategia di lockdown, se è corretto proseguirla o se sarebbe giusto andare a qualche riapertura, anche utilizzando la nuova consapevolezza che è data da strumenti come quello che state utilizzando voi? Ma sì, naturalmente questa è una enorme, enorme questione, no? Perché ci sono i due interessi in conflitto, quello della protezione della salute, perché quando si comincia a riaprire sarà molto, molto, probabile che riprenda di nuovo l'attività del virus. Speriamo non in una pandemia così violenta come è stata la prima onda. Naturalmente, però, dall'altra parte, prima o poi bisogna ritornare alla vita sociale e economica normale, perché così uno si distrugge poi anche di economia, che vuol dire in fondo anche di fame e di povertà. E quindi ci sono queste due cose contrapposte, e qui trovare la via giusta è difficile. E noi pensavamo sì che fare un test dove si vede che tutti sono, diciamo già, portatori di anticorpi, probabilmente, guariti, probabilmente immuni, tutto è ancora da accertare, che quello possa un po' aiutare a fare un po' di ripartenza.